intanto, a proposito di senza fissa dimora, sono 90 adesso ospiti della Fraterna Domus di Sacrofano. Sentiamo Rossella Santilli. Sono qui da domenica scorsa, quando hanno lasciato l'ostello Don Luigi di Liegro della Caritas di Via Marsala. Sono 90 senza fissa dimora che con l'emergenza coronavirus ora hanno vitto e alloggio alla Fraterna Domus di Sacrofano, nel rispetto delle regole per arginare il virus. Tutto a carico della diocesi, con il lavoro della Caritas e la collaborazione dei frati minori di Torre Angela e del Palatino. Un'esperienza proprio unica. Unica nel senso che è la prima volta. Con i senza fissa dimora H24, ma non è la prima volta con i senza fissa dimora per altre questioni. È il vostro spirito francescano questo? Sì, diciamo che il nostro spirito è quello di individuare quando nella società emergono delle dimensioni di emarginazione, di sofferenza e scegliere come stare vicino. C'aveva un rifugio, che dove viveva? Ma vabbè, ho perso lavoro, non si trovava, ho stato a Via Marsala, all'ostello. Come hanno preso questa vostra decisione, questo vostro invito a lasciare poi dei posti che per loro poi rappresentano la casa, anche se per strada? Che venire qui non è stata per loro una bella notizia, perché è uno spazio in cui sono abbastanza isolati, però la decisione delle istituzioni, anche del sindaco, è quello di passare a un'accoglienza H24. In questo luogo, dove di solito le comunità cattoliche si riuniscono per la preghiera, il pensiero va ai tanti gesti di solidarietà nei quartieri di Roma. Davanti a un'emergenza così violenta, sta venendo fuori il meglio dalla gente. Lei se lo aspettava? Io in un certo senso me l'aspettavo, sarò forse un po' ottimista, ma in realtà mi aspettavo questo, perché noi abbiamo un tessuto sociale che, per quanto col tempo possa sfilacciarsi, in situazioni di emergenza viene fuori e tira fuori tutte le energie più belle che ha.